sono io che ringrazio. Innanzitutto notando siete in tanti e questo è dalla prospettiva di chi si trova a dirigere un dipartimento universitario, una facoltà, adesso siamo tutti in fase di ristrutturazione, è motivo di reale soddisfazione, non rituale, reale soddisfazione e persino di orgoglio. Ed è di orgoglio, ed è ragione di orgoglio il fatto che un convegno di questo tipo si tenga, in fondo sì, anche grazie al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, nella persona del professor Stella, che di concerto con la professoressa Genovese e i loro collaboratori da tempo poi tengono viva la nostra attenzione sul problema dei disturbi specifici dell'apprendimento. Come dire, siamo dinanzi a un fronte in movimento molto vivo, lo dimostra la presenza vostra oggi, molto vivo, con alcuni punti che dalla prospettiva di chi non è medico o altro ha questo grande punto di forza. Il fatto poi che l'università, attraverso anche iniziative come queste, che poi hanno alle spalle dei laboratori, delle ricerche, degli elementi concreti, si raccorda con una realtà più ampia. È il laboratorio qui che in qualche modo si apre a una dimensione molto vasta di persone, storie, casi. Innanzitutto si apre al mondo della scuola. È recente. Il dottor Chiambrone del Ministero è presente qui. È recente la decisione del Ministero di finanziare corsi di aggiornamento professionale e un master dedicato ai disturbi specifici dell'apprendimento. Il bando è in uscita, rivolto al personale delle scuole, perché si renda conto, con una sensibilità che in anni passati non c'era stata, di questo problema diffuso, che diffuso e, come dire, sfuggente, se non ho capito male, a volte difficile da individuare, che probabilmente richiede non tanto elementi di didattica speciale, ma proprio un'attenzione, dico, da parte degli operatori che lavorano nella scuola, un'attenzione nutrita di elementi ancora, di elementi scientifici, di elementi concreti. In questo modo si realizza una integrazione che dovrebbe essere sempre più presente tra mondo della scuola e mondo dell'università. Mondo della scuola e mondo dell'università, in cui la prassi e la teoria si illuminano reciprocamente, costituiscono una sorta di continuo circolo, in questo caso virtuoso. Sono solo due parole di saluto, di ringraziamento. Non c'è dubbio che in un'occasione come questa, un convegno torna a riprendere tutto il suo significato, di essere una specie di rappresentazione dello stato delle cose, della ricerca presente e anche uno stimolo per le ricerche future. Grazie veramente anche a nome del magnifico rettore. Io volevo
prima di passare la parola agli altri per i saluti, volevo ringraziare pubblicamente il professor Zanetti. In realtà ha toccato un punto, la continuità tra scuola media, superiore e università, che su cui stiamo lavorando in questi ultimi 2-3 anni, soprattutto come io come delegato della disabilità, in cui come altri colleghi che sono qui presenti da diverse università italiane interverranno più tardi, abbiamo aperto degli sportelli non nelle stesse sedi ma separate per quanto riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento, e soprattutto in questo ambito Modena e Reggio Emilia abbiamo fatto un lavoro in questi ultimi 3 anni di continuità tra scuola media superiore e università, proprio grazie all'apertura dell'ufficio scolastico provinciale e all'apertura delle persone che stanno in queste 2 sedi e soprattutto il professor Zanetti che ci ha aperto gli studi qui a Reggio Emilia. Quindi passerei subito a un'altra persona sempre molto cara a tutte le nostre presenti, a tutte le nostre manifestazioni, che è il dottor De Franco, in questo caso è in veste di saluti dell'azienda dell'Arcispedale Sant'Anna, in realtà è presidente dell'Ordine dei Medici e poi non so quante cose devo dire di te, ma comunque sei sempre un amico presente. Non si sente? Adesso sì, grazie. Buongiorno a tutti. Di fronte a una platea così io mi commuovo. Ho superato i 60 anni, ma vedere questi tanti giovani penso che sia veramente una grande opportunità. L'azienda ospedaliera di Reggio Emilia, nella figura del dottor Trenti, del dottor Mazzi, mi hanno pregato di venire a portare i saluti e l'appoggio al nostro centro di neuropsicologia, alla professoressa Genovese, all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, perché mio compito come direttore del servizio della formazione e innovazione è quello di creare relazioni. Noi penso che avremo un futuro come sistema Italia, come sistema sanità, se potremo creare nuove relazioni, e voi delle relazioni soprattutto tra neuroni ne fate, e tra scienze ne fate veramente una grande opportunità. Dicevo prima con alcuni presenti, con amici presenti, la medicina del futuro oggi non è più descritta solo dai medici ma da tantissime professioni, circa 27. Le diagnosi non le faranno più i nostri biologi, soltanto i nostri biologi, soltanto i nostri medici, quelle cliniche, ma le faranno i fisici che profilano le molecole alterate studiate dalle situazioni di tipo genomico, e alle molecole alterate i chimici stanno aggiungendo dei nuovi atomi, delle nuove molecole rese radioattive piuttosto che rese radioemittenti, che permettono di curare. E questa è la nuova dimensione, e quindi la medicina non è più una scienza sola, non può essere, ma è una metascienza che usa il meglio di quello che le altre scienze. Allora i matematici che ci sono qui, che i fisici ci daranno sicuramente un aiuto a seguire tutto quello che è l'evoluzione della vita. Noi siamo gaussiani, siamo capaci di studiare l'inizio e la fine della vita, però sicuramente quello che vale all'inizio della vita ha sicuramente un ruolo speculare nelle fasi ultime della vita. E quindi buon lavoro se riuscirete a darci dei metodi e delle integrazioni tra culture e scienze che ci permettono di valorizzare le nostre istituzioni. Ancora grazie e sicuramente sempre vicini a voi. Grazie Salvatore. E a seguire io credo che la dottoressa Marcello, primario del reparto di neurologia sempre dell'Arcispedale Santa Maria Nuova, ci un porta vero, i suoi un brevissimo saluto. Sono Norina Marcello, direttore della struttura complessa di neurologia dell'azienda ospedaliera IRCCS, dove Enrico Guidoni lavora come responsabile del laboratorio di neuropsicologia. Enrico è l'orgoglio della nostra unità operativa per i risultati che ha raggiunto nel campo dei disturbi cognitivi e delle demenze, così come in quello dei disturbi specifici dell'apprendimento. Conoscere i meccanismi cognitivi di questi disturbi è un passo essenziale per poterli trattare, quindi è necessario il trasferimento della conoscenza teorica all'approccio metodologico, clinico, e al trasferimento e infine all'adeguamento della didattica. Il gruppo dei ricercatori oggi qui presenti
Dopo l'impegno sulla dislessia, questa mattina vuole affrontare la discalculia nell'infanzia e nei giovani adulti. Auguro pertanto un proficuo e approfondito lavoro per gettare le basi di una nuova didattica. Grazie. Grazie a te. E chiederei ancora al dottor Mussini della Fondazione Mano d'Ori se può portare i suoi saluti. È la prima volta che coinvolgiamo la Fondazione Mano d'Ori in questo nostro congresso e vi ringraziamo molto per la partecipazione. Buongiorno a tutti, grazie di averci invitato a salutare questa assemblea. Io sono molto contento di essere qui perché la Fondazione Mano d'Ori ha sempre affiancato l'Università di Modena e Reggio, sia per aiutare la sede di Reggio a nascere, sia poi per continuare a consentirle di crescere. E oggi per poter consentire lo svolgimento della ricerca, che è la linfa vitale su cui cresce l'università. Senza ricerca non ci sarebbe università. Una testimonianza di quello che la Mano d'Ori ha fatto è l'aula in cui vi trovate, che appunto si chiama Mano d'Ori non solo perché la Fondazione ha permesso di costruirla, ma anche perché Mano d'Ori è stato un grande benefattore della città di Reggio, è stato un sindaco dell'Ottocento, fondatore della Cassa di Risparmio e l'istitutore del primo asilo gratuito della città. Quindi un personaggio che a Reggio ha dato molto e a cui si è creduto opportuno intitolare questa sala, che è un luogo dove si impara, dove si insegna e quindi è una continuità ideale con la sua iniziativa. Sono momenti abbastanza brutti per l'economia. La fondazione, essendo una fondazione bancaria, vive di quello che sono i dividendi delle banche. I dividendi non ci sono, quindi siamo stati costretti a ridurre drasticamente i nostri interventi sul territorio. Non abbiamo però lasciato da parte l'università, abbiamo selezionato molto attentamente i campi su cui intervenire e devo dire che sono molto contento di poter riferire ai colleghi ci troveremo fra due giorni per il Consiglio di Amministrazione, poter riferire che abbiamo investito bene i denari in questa occasione, perché c'è tantissimo pubblico e quindi vuol dire che l'iniziativa ha destato un interesse straordinario. Che fosse un'iniziativa importante è già stato detto. E io ho un'esperienza molto a margine di questi problemi, essendo stato docente universitario, ma so che la dislessia è un problema che oggi si trascina anche nell'età adulta, si è cominciato finalmente a lavorare sui bambini e quindi spero che fra qualche decennio di adulti con la dislessia non ce ne siano più tanti. Ecco, quindi buon lavoro e speriamo che la vostra iniziativa dia degli ottimi frutti e che ci si possa rivedere un altro anno per finanziare un altro di questi vostri incontri, segno che sono incontri fruttiferi. Grazie. Grazie. Allora, pronto, sì. Dulcis in fundo, un saluto da parte dell'Associazione Italiana di Dislessia, nella vicepresidente. È inutile dire il ruolo che ha avuto l'Associazione Italiana di Dislessia nel dare voce ai problemi in questi ultimi 15 anni, appunto. Se oggi abbiamo una legge, lo si deve all'Associazione Italiana di Dislessia. Se oggi abbiamo una consapevolezza in Italia, lo si deve all'Associazione Italiana di Dislessia. E quindi è con piacere che cedo la parola a Maristella Craigero, che è vicepresidente nazionale della nostra associazione. Grazie. Buongiorno a tutti voi. Ringrazio l'Università di Modena e Reggio per questa importantissima opportunità. Porto i saluti della Presidente, lei Rosa Bianca, che non ha potuto presenziare, e del Consiglio Direttivo tutto. Chiaramente, come ha già detto il professor Giacomo Stella, fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia, dal 97 noi soci, quindi genitori, tecnici, insegnanti, abbiamo operato affinché ci sia davvero una conoscenza in Italia intorno ai disturbi specifici di apprendimento. Quindi abbiamo ben volentieri patrocinato questo importantissimo evento come gli precedenti, quindi io mi sento di ringraziare ma veramente da parte di tutti i ragazzi
ragazzi e gli adulti con disturbo specifico dell'apprendimento in Italia, l'Università di Modena e Reggio per questa opportunità, e chiaramente noi associazione siamo vicinissime a queste situazioni di sensibilizzazione, formazione specifica e sollecitazione anche in questo caso di tutti gli altri Atenei d'Italia. Grazie infinite, e buona giornata, e vi ringrazio anche per essere così numerosi e quindi anche, si può dire, è una cartina tornasole di quanto interesse di approfondire c'è, e quindi grazie a tutti voi. Io credo che iniziamo subito, diamo la parola al dottor Ghidoni che inizia la tavola rotonda e cambiamo i relatori. Funziona, sì. Allora, invito il professor Fornasa a venire qui al tavolo e il dottor Ciambrone. Allora,